l'argomento principe è l'acqua e la lotta dei movimenti durante tutti questi anni di conferenze, incontri. In maniera autonoma comunque ho scritto una storia abbastanza originale dagli standard del graphic journalism. Io ho voluto mescolare a questa storia reale una storia fantastica, che in realtà fantastica non è, perché è una storia quasi autobiografica, perché è la storia di due ragazzi che crescono durante questi anni, quindi dagli anni 90 fino ad ora. Nella giornata mondiale dell'acqua, al PAN, il Palazzo delle Arti di Napoli, in Via dei Mille, in collaborazione con la manifestazione sul fumetto di Comic-Con, una graphic novel pubblicata dall'editore Round Robin si immerge nella città di Napoli ed, attraverso la storia di due giovani, narra della lotta dei comitati per l'acqua pubblica che hanno portato al successo del referendum e da come si sia arrivati a Napoli a rispettarne ed a valorizzarne l'esito. Una vittoria che tuttavia oggi è stata non solo quasi del tutto disattesa da ogni grande città e da ogni governo, ma addirittura messa a gravissimo rischio da ulteriori recenti provvedimenti. Io direi grazie ai comitati, chiamiamoli comitati acqua, e sono stati loro che hanno spinto, e il sindaco lo sa quanto io sono stato fin dal momento che è stato eletto, l'abbiamo proprio pressato da tutte le parti, però è stato bravissimo perché ha scelto di farlo questo passaggio, magari altri politici l'avessero fatto in questo paese, quindi un grazie, ma un grazie davvero al lavoro straordinario, senza stancarsi, continuando, dei comitati. Questo fumetto bellissimo che racconta la rivoluzione di Napoli, dove movimento popolare e amministrazione comunale hanno fatto sì che Napoli, unica città in Italia che ha dato seguito al referendum popolare del 2011, l'acqua è di tutti, è pubblica, abbiamo trasformato una SPA in azienda di diritto speciale e siamo in questo momento sotto assedio da parte dei governi regionale e nazionale che vogliono sovvertire la volontà popolare e quindi cancellare l'articolo 1 e l'articolo 3 della Costituzione. Napoli invece dimostrerà che quegli italiani non vanno traditi, e con questo fumetto saremo ancora più forti, perché il fumetto arriva dove certe volte le parole non riescono, e quindi siamo molto grati alla casa editrice di aver fatto questo lavoro, all'azienda ABC che col presidente Montalto, tutta la squadra, i lavoratori e le lavoratrici hanno affrontato momenti difficili, perché fare le cose rivoluzionarie è complicato e farle governando lo è ancora di più, perché si affrontano questioni complesse, giuridiche, amministrative, finanziarie, di bilancio, economiche, sindacali, e quindi abbiamo retto a momenti difficili, abbiamo dimostrato che si può e si deve fare, come ci dicono i movimenti per l'acqua pubblica. Quindi Napoli è diventato l'epicentro di un movimento popolare nazionale con impegni presi e rispettati. E la sfida non la lancio io, la sfida l'ha lanciato il popolo, perché se nel 2011, e ricordo 2011, mi pare sono passati 5 anni, che non è poco, in 5 anni qualcuno si dovrebbe interrogare perché Napoli è stata l'unica grande città e in più 6-7 sindaci di piccoli centri, perché tra il dire e il fare c'è veramente tanto da lavorare. Non hanno avuto coraggio a sufficienza, perché ci sono anche tanti interessi da affrontare, però prendessero da Napoli. Napoli è una città umile, è una città con tante sofferenze, è una città complicata, però è una città che non si piega. Quindi se hanno bisogno di un po' di coraggio qua lo trovano.